30 giugno si celebra l'Asteroid Day, una ricorrenza mondiale dedicata a quei corpi rocciosi che viaggiano nel Sistema Solare. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione terrestre sul tema degli asteroidi, spiegando il loro ruolo nella formazione del Sistema Solare e quello che potrebbero avere nelle missioni spaziali del futuro, passando anche dall'eventuale sfruttamento delle loro risorse e soprattutto dalla protezione necessaria per evitare un impatto sul nostro pianeta. Insomma, 24 ore dedicate a tutto tondo a questi corpi celesti. L'Asteroid Day si celebra dal 2014, anno in cui il chitarrista dei Queen Brian May, che è anche un noto astrofisico, l'astronauta dell'Apollo 9 Rusty Schweikart, il regista Greg Richters e la presidente della fondazione B612 Danica Remy decisero di istituirlo. Un'intuizione felice, riconosciuta anche dalle Nazioni Unite. Due anni dopo, nel 2016, l'ONU ha infatti inserito il 30 giugno nel suo calendario, indicandolo come la giornata internazionale di consapevolezza e formazione riguardo agli asteroidi. La scelta cadde sul 30 giugno perché è proprio in quel giorno che nel 1908 ebbe luogo il cosiddetto evento di Tunguska. In una remota zona della Siberia si verificò l'esplosione di un corpo celeste capace di generare un bagliore visibile a centinaia di chilometri di distanza e di abbattere milioni di alberi. L'aspetto della protezione del nostro pianeta è centrale. In Italia, a Frascati, ha sede il NIO Coordination Center, il cervello dell'Agenzia Spaziale Europea che si occupa di monitorare il transito di oggetti intorno alla Terra. Il lavoro dell'ESA e della comunità internazionale di difesa planetaria è un grande esempio di come affrontare questo importante rischio, ha spiegato il direttore generale dell'ESA, Jan Werner. Un impatto d'asteroide è l'unico disastro naturale che potremmo evitare se ci accorgiamo in tempo del suo arrivo. Anche quando il rischio è basso, i governi e le organizzazioni internazionali, come per esempio le Nazioni Unite, che lavorano insieme, mostrano che è possibile prepararsi in anticipo e mitigare i danni da una minaccia globale che potrebbe coinvolgere chiunque in qualsiasi parte della Terra. Come evitare dunque l'impatto d'asteroide? L'Agenzia Spaziale Italiana sta promuovendo l'installazione in Sicilia del telescopio FlyEye dell'Agenzia Spaziale Europea, destinato proprio alla scoperta di asteroidi che passano nei dintorni della Terra. Ce ne ha parlato Ettore Perozzi, fisico dell'Agenzia Spaziale Italiana. Il telescopio si chiama FlyEye, occhio di mosca, proprio per l'effetto che vi dicevo. Cioè, deve essere un telescopio abbastanza potente da poter vedere oggetti piccoli, ma anche con un grande campo. FlyEye è un telescopio che ci aspettiamo per quando? Cioè è attualmente in costruzione? Sì, è attualmente in costruzione, è uno stato molto avanzato. Diciamo che la costruzione del primo esemplare finirà alla fine all'inizio del prossimo anno, quindi ci siamo. E dopodiché, diciamo, i telescopi sono oggetti delicati, avrà bisogno di una fase di messa a punto, software, eccetera, ma è un oggetto molto particolare, come un telescopio con un progetto fatto in Italia per l'istituzione dell'astrofisica, con un trucco sotto, diciamo un'innovazione che fa sì che questo telescopio è equivalente a 16 telescopi, quindi ha un campo di vista di 42 gradi quadrati. Tenga conto che sono più di 160 lune, cioè questo telescopio è in grado di vedere un pezzo di cielo come se lei mettesse 160 lune una vicino all'altra. Perozzi è anche un grande esperto di difesa planetaria e in occasione dell'Asteroid Day 2020 partecipa alle iniziative ufficiali promosse dall'ESA, ovviamente in via digitale. A partecipare anche l'astronauta Luca Parmitano, in collegamento da Houston.